Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi undicesimo appuntamento del video tag 30 mesi di libri. Nel primo video di questa serie, diciamo, ho spiegato che cos'è, in che cosa consiste questo tag, quindi vi invito ad andare a vedere quello se volete saperne qualcosa di più. La domanda di oggi è: un libro che prima amavi e che ora odi? Dunque, io non ho nessun libro da mostrarvi perché io non potrei mai odiare un libro che ho amato. Quindi, anche se ci sono dei libri che magari ho letto tempo fa, che ho amato e che ora magari non sento più tanto vicini a quella che sono diventata oggi, non potrei assolutamente odiarli, perché se li ho amati non li posso odiare. Quindi, se è un libro che io ho amato, assolutamente non è possibile che oggi io possa odiarlo. Può non piacermi più, magari, tante cose, però sicuramente non è una domanda alla quale io posso rispondere. Però volevo girare lo stesso il video perché comunque mi sembra interessante la riflessione che questa domanda porta. Cioè, perché ci ritroviamo ad odiare qualcosa che abbiamo amato? Cosa è successo? E quindi, secondo me, quella potrebbe essere la riflessione carina e interessante, comunque da fare in generale per le cose. Io, nella mia esperienza personale, sono arrivata magari ad odiare delle cose, delle situazioni che in un tempo precedente magari addirittura ho amato, sicuramente, però erano situazioni che magari all'inizio, per qualche motivo le amavo, mi entusiasmavano, poi in qualche modo ne sono uscita ferita e allora sono arrivata ad odiarle. Però, come dicevo prima, con un libro è difficile che succeda perché la trama di un libro è sempre quella, siamo noi che cambiamo magari e possiamo trovare quel libro meno vicino a noi, però arrivare ad odiarlo mi sembra un po' strano, anche se ho visto i video tag degli altri e ci sono persone che hanno risposto a questa domanda, quindi è una cosa possibile, però non è possibile per me perché per come sono fatta io, se ho amato tantissimo un libro, posso avere solo un bel ricordo di quel libro e sicuramente non lo potrei odiare. Quindi, ragazzi, mi dispiace, ma non ho libri da mostrarvi in questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi invito come sempre a fare questo tag se ne avete voglia. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.